Pisellini, vaginelle, buon gaio lunedì e bentornati ad una nuova review. Il video dove commento gli episodi di RuPaul's Drag Race Season 9 insieme alla stellissimosa Barbie Xanax. E sempre col prezioso aiuto del canale Telegram Diego Dome, orgogliosamente approvato dal signor Ponzablog, che con impegno costante ogni settimana ci regala tutti i link per vedere i nuovi episodi. Siamo arrivati al gran finale e finalmente stiamo per scoprire chi sarà la Next America's Drag Queen Superstar. E quest'ultima serata è completamente diversa da tutte le finali che abbiamo visto finora. Ma prima di parlarne, facciamo un passetto indietro. La settimana scorsa le Queens si sono riunite per chiacchierare del loro percorso all'interno della gara. E amici miei, cosa non è venuto fuori? Io e Barbie Xanax ci eravamo detti: ma no, non facciamo la review della reunion, tanto parleranno soltanto, non succederà niente di interessante. Quanto ci siamo sbagliati. Praticamente per un'ora di programma si sono massacrate tra di loro. Si sono dette tutte le peggio cose che si erano tenute dentro durante tutto il resto della stagione. Charlie viene distrutta per il suo non lip sync, visto che continua ad accampare scuse una dietro l'altra. E la costola, e la diarrea, e il sonno, e l'età. Ce l'ha dette tutte, ci mancava solo che dicesse che aveva l'ebola. Sta di fatto che viene fuori che era prontissima ad andarsene via per motivi tutti suoi. E le altre, RuPaul compreso, non le hanno perdonato queste scuse. Alexis ha di nuovo tentato di passare come la regina delle sante, dopo le tante critiche ricevute sul fatto che fosse tanto brava a prendere in giro le altre, ma non altrettanto brava ad essere presa in giro. James Mansfield si conferma una persona un po' inutile perché è stata muta tutto il tempo, accompagnato stranamente anche da Cynthia, che non ha spiccicato parola. Sasha smolla gli ormeggi e prende a bastonate sulle ginocchia un po' tutte, dicendo loro in faccia esattamente quello che pensa, ma soprattutto dicendo la verità. E poi arriviamo a lei, Valentina. Valentina, che era perfetta, bellissima, sembrava una modella, sembrava Linda Evangelista, e adesso pare la torre del Jenga che viene buttata giù un pezzo dopo l'altro. Valentina, che sembrava tanto dolcina e carina e che invece scopriamo essere anche un po' cattivellina. Prima di tutto si parte con il lip sync. Al di là del fatto che si fosse tenuta quella maschera addosso, RuPaul le chiede se avesse mai imparato le parole della canzone, e Valentina dice di essersele scritte su un taccuino e di averle memorizzate la sera prima. Ma Sheila zittisce immediatamente dicendole: it's a 7-word chorus. E in effetti non è che ha proprio tutti i torti, eh. Poi veniamo a sapere che i suoi fans sui socials hanno aggredito le altre Queens per la sua eliminazione e che lei non abbia fatto assolutamente nulla per impedirlo, cosa che fa parecchio imbufalire tutte le altre, soprattutto Shay e Alexis, che sono nere. A suo favore riesce a dire soltanto che dopo l'eliminazione era totalmente sotto shock e che non ha prestato attenzione più di tanto agli altri, quanto piuttosto si è impegnata a rimettersi in piedi, che ci può anche stare se non consideriamo il fatto che gli episodi sono stati praticamente registrati un anno fa, quindi presumo abbia avuto parecchio tempo per riprendersi. Mistero. La ciliegina sulla torta avviene quando viene incoronata Miss Congeniality, ovvero Miss Cordialità. E questo momento idilliaco viene interrotto da Aja, che se ne esce con: what? Wait. I just don't feel like you should be Miss Congeniality. Al quale poi lei risponde: I've been kind to every single one of you, and I'll continue to be kind towards success. Ma siamo sicuri che sia proprio così? Valentina, we were such close friends, and you literally have not spoken to me in almost 5 months. You Caramone, didn't think... if you want a friendship, text me, call me, let's talk I about it. I have texted you, you ignore my text. Ooh, girl! Alla faccia della Valentina tanto carina. Alla fine le Queens, dopo averle praticamente detto che è una falsa e narcisista, convengono che il premio debba essere rinominato Miss Preferita dai fans. E RuPaul approva! Ah, se solo questo dramma ci fosse stato per tutto il resto della stagione. Ma adesso torniamo al gran finale, che vedrà Shay, Sasha, Peppermint e Trinity combattere per aggiudicarsi la corona. Per la prima volta in assoluto ci sono quattro sfidanti e per la prima volta in assoluto le quattro finaliste si autoelimineranno a vicenda a colpi di lip sync, che per certi versi forse è meglio rispetto alle performance originali che facevano negli altri anni, che erano molto belle per carità, però mi sono sempre chiesto quanto in realtà abbiano influenzato realmente il giudizio insindacabile di RuPaul sulla scelta della vincitrice. Dall'altra parte il rischio però che con questo tipo di sfida finale diventi quasi praticamente inutile tutto il percorso fatto durante la gara e che si riduca semplicemente a chi ha fatto la performance migliore durante questo lip sync. Ma intanto accontentiamoci e vediamo come sono andate le nostre girls.
Trinity è la prima ad essere scelta e decide di sfidare Peppermint sulle note di Stronger. Da subito si capisce che Trinity vuole assolutamente vincere. La sua grinta è tutto, soprattutto in confronto a Peppermint, che sembra quasi sottotono. Il pubblico poi impazzisce quando si strappa via la gonna per mostrare il suo tac estremo, che è il suo marchio di fabbrica. Però non ha fatto i conti con Peppermint, la lip sync killer di questa stagione, che zitta zitta aspetta il momento musicale giusto per trasformarsi completamente in scena, facendo saltare tutte le parrucche presenti in sala. E dopo questo cos'altro poteva fare Trinity? Saltare, scatenarsi senza fine, ma la vittoria ormai era di Peppermint. La sfida tra Shay e Sasha è quella che tutti stavamo aspettando, non solo perché sono grandi amiche, ma anche perché è la prima volta che vediamo Sasha esibirsi davvero in un lip sync. Shay come al solito è bravissima sul palco, balla, canta, intrattiene, è la Shay che abbiamo visto e amato fino ad ora. Sasha all'inizio sembra quasi fuori dal suo elemento, soprattutto se consideriamo il fatto che non sa ballare, però Sasha sa esattamente come esibirsi e far impazzire tutti. Uno dopo l'altro si sfila i guanti e li fa esplodere in tanti petali di rosa, fino a strapparsi via la parrucca per farsi piovere addosso altri petali. È un'esibizione molto più teatrale rispetto a quella di Shay, che in confronto sembra quasi una cubista sciatta strafatta di glitter. E per quanto Shay possa essere brava, è Sasha a vincere la sfida e proseguire al turno successivo. Ora tocca alle due killer queens, Peppermint e Sasha, sfidarsi per la corona. Capiamo da subito che vedremo due esibizioni completamente diverse già da come sono vestite. Peppermint brilla dalla testa ai piedi, ricoperta di piume rosa su un vestito iridescente, mentre Sasha sembra lo scheletro di una dinosauressa del futuro, tutta bianca con un gioiellozzo rosso aggrappato alle narici. E grazie all'esempio di Valentina, la prima cosa che toglie è proprio la parte che copre la bocca. Peppermint in questa performance si lascia andare e mette tutta se stessa sul palco, stavolta senza usare nient'altro se non la sua bravura e la sua energia. Sasha invece offre un'altra esibizione molto concettuale e teatrale, si strappa letteralmente la maschera di dosso e sprigiona tutta la sua energia come mai aveva fatto prima d'ora. Praticamente è una sfida a chi si mette in gioco di più. Shay, il primo abito è un po' Francesca Cacace Realness e onestamente non lo trovo particolarmente adeguato per una finale. Per il lip sync invece si è messa questo abito nero stivaloso molto aggressive, che pur essendo tanto cool non è proprio fantastico per una finale. Trinity, per l'intervista indossa un abito molto classico da pageant queen, che su di lei è sempre bellissimo perché le valorizza tutte le forme alla perfezione. Per il lip sync sceglie un abito che è un mix tra Beyoncé gladiatrice nello spot della Pepsi e Madonna in un outfit random per una normalissima giornata a comprare bambini nel Malawi. Peppermint, il suo primo outfit da mentina caramellosa sarebbe anche caruccio se non fosse per quel cuscino messo male che dovrebbe essere il suo culo. L'abito da gladiatore per il lip sync è panalotto, fin tanto che non si trasforma completamente, mentre è assolutamente raggiante l'ultimo suo vestito fatto di piume di tacchino e domopack mille usi. Sasha si presenta con un vestito blu e bianco in stile Elisabetta I, che ricorda vagamente il dinosauro nella Jeep in Jurassic Park. Per la prima gara ha un vestitino colorato della collezione Moda Mare Marina Rinaldi e per l'ultima sfida sfoggia questo abito bianco che è semplicemente divino e azzeccatissimo per il suo personaggio. Finita la battaglia di lip sync, RuPaul prende la parola e sta per annunciare la vincitrice. The winner of RuPaul's Drag Race, America's next drag superstar is Sasha Velour. E Sasha ha vinto, le altre hanno perso. E Sasha ha vinto, le altre hanno perso. Sono assolutamente felice. Anche se probabilmente sarei stato felice se avesse vinto qualcun altro, perché tutte e quattro per un motivo o per un altro si sono meritate questo podio. Ora non ci resta che applaudire la nostra regina e ricordarsi che change the motherfucking world. E adesso siamo giunti veramente alla fine. Non mi resta che ringraziare Ego Dome, che potete continuare a seguire su Twitter e sullo stesso canale Telegram, dove continuerà a pubblicare link delle precedenti stagioni. Ringrazio il favoloso signor Ponza Blog, che trovate sia online che su tutti i socials, e ringrazio ovviamente la mia socia e drag onoraria Barbie Xanax, che mi ha sopportato ogni settimana e che ogni settimana mi è stata accanto in queste estenuanti review. Ma soprattutto ringrazio voi per averci visto ogni lunedì e mi raccomando, non dimenticatevi di correre immediatamente a vedere l'ultimo video di Barbie Xanax e di iscrivervi ai nostri canali se ancora non l'avete fatto. Come sempre noi ci vediamo venerdì con un nuovo video e l'anno prossimo con la 10ª stagione di RuPaul's Drag Race. Ciao!